Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come analizzare l'effetto reddito e l'effetto sostituzione. Prima di iniziare andiamo a capire qualche cenno teorico sull'effetto reddito e sostituzione, o meglio a capire proprio di cosa andiamo a parlare. Allora, sostanzialmente fino ad ora abbiamo capito che per variazioni di prezzo corrispondono variazioni della quantità. Per beni ordinari, variazioni inversamente proporzionali della quantità, e per beni di Giffen variazioni direttamente proporzionali. Ma quello che a noi interessa è andare a capire il perché il consumatore toglie beni dal paniere. Per far ciò dobbiamo andare a scomporre l'effetto prezzo in due sottoeffetti: effetto sostituzione e effetto reddito, appunto. Per cui possiamo affermare che l'effetto reddito e sostituzione non sono nient'altro che due sottocomponenti dell'effetto prezzo. Quindi l'effetto prezzo si compone della somma di effetto reddito più effetto sostituzione. Andiamo ancora più nello specifico facendo un esempio.